La tecnica del fuoco prescritto è innanzitutto una pratica di prevenzione incendi. Cosa accade? In primavera, a fine primavera, quindi prima che inizi la stagione della campagna antincendio, si può in determinate zone in maniera controllata e sotto la direzione di personale esperto, si può praticare e quindi si incendia volontariamente, ovvio in maniera perimetrale, non invasiva, si incendiano delle aree perché si è scoperto negli anni, sono diversi decenni che si studia questa pratica, le zone interessate e dal fuoco prescritto, quindi incendiate preventivamente, vengono interessate poi dagli incendi estivi in maniera meno violenta, per cui si protegge con il fuoco, si proteggono i boschi. Sembra un paradosso, ma il fuoco non solo è nemico dell'uomo e dell'ambiente, ma può essere anche una risorsa preziosa. Si usa il fuoco per proteggere la montagna dal fuoco, ma non solo è una tecnica di prevenzione incendi, è anche la pratica che normalmente i contadini e i pastori fanno. Di fatto molti incendi scaturiscono dalla pratica illegale che i pastori fanno di incendiare volontariamente i pascoli o i boschi, perché si sa, ma lo facevano i nostri contadini o gli schiavi centinaia di anni fa, incendiando il pascolo poi nasce più rigoglioso e quindi è più utile per la pastorizia. E anche si prepara così anche il terreno per la semina, perché la semina l'agricoltura trova giovamento dal fuoco. Questa pratica condotta in maniera illegale e anche in maniera non controllata, oppure fatta da mani non esperte, spesso scappa di mano e provoca tanti incendi. Questa è la giornata in cui vogliamo anche divulgare, e la Regione Campania dà anche finanziamenti sul fuoco prescritto, il PSR dà finanziamenti ai proprietari di boschi o di pascoli per il fuoco prescritto. Questa pratica si può fare in maniera controllata tramite un agronomo professionista e quindi preparato su questo, si può fare in maniera nella legalità, quindi ottenendo gli stessi benefici, quindi perché è veramente utile per l'agricoltura, ma senza danneggiare l'ambiente, anzi si potrebbe ridurre moltissimo il rischio incendi. Dottoressa, intanto anche questo fine settimana non sono mancati episodi, sta crescendo la preoccupazione? Sì, purtroppo sì, perché sono continui, l'abbiamo visto purtroppo nel Montorese, ma anche nel Vallo di Laura, a Cervinara continuano gli incendi, adesso ho una squadra fuori e purtroppo gli incendi continuano. È ovvio che non è per l'alta temperatura, naturalmente sappiamo benissimo, ma spesso o è di origine dolosa o di origine colposa, come abbiamo detto finora, e purtroppo è una lotta sempre impari, perché le squadre non saranno mai sufficienti per spegnere gli incendi. È importante continuare a parlare di prevenzione, ed è un'attività di prevenzione che devono fare tutti, non solo le istituzioni con momenti di questo genere, ma anche ogni cittadino.